Sì, lo c'è. Lei non è di qua. No, io sono di qua. Ah, ok. Che bella. Hola. È una coppia. Ma che sto riprendendo, eh? Non vuoi più. Andare a molle al pastello, mamma.
scemare l'orgoglio e, accantonato ogni riguardo nella dignità della persona, giungere a Miglionico, ove gli uomini si adoperano nel portare a schiena di mulo a popoli vicini che ne hanno bisogno il loro frumento, e son poco avvezzi a maneggiar le armi. Ferdinando I d'Aragona s'andò in via confidentemente a cacciare nelle mani di costoro, nella splendida sala di questo castello, seguito dalla moglie Giovanna e poco di poi da suo figlio Alfonso, duca di Calabria, e da tutti quei che si trovarono, fu, con ogni generazione di onore di corte, riverito. Vidi allora il re scemare l'orgoglio e, accantonato ogni riguardo nella dignità della persona, giungere a Miglionico, ove gli uomini si adoperano nel portare a schiena di mulo a popoli vicini che ne hanno bisogno il loro frumento, e son poco avvezzi a maneggiar le armi. Ferdinando I d'Aragona s'andò in via confidentemente a cacciare nelle mani di costoro, nella splendida sala di questo castello, seguito dalla moglie Giovanna
e poco di poi da suo figlio Alfonso, duca di Calabria, e da tutti quei che si trovarono fu, con ogni generazione di onore di corte, riverito. Thank you.
caro Petrucci. Mio amato Petrucci. Delle ricchezze di cui io ho disposto, fatto capo e partecipe di profitto, ne avete avuto agio di occasioni per traffico d'armi e ricchezze, da generare fuori e dentro il mio regno. Sono sicuro che il desiderio dell'avere e quello degli onori combattono nel vostro animo di uguale potenza, tanto da suscitare in voi una smisurata arroganza. Così come ho avuto modo di vedere nelle sale di questo castello, questa sera. Io, Sacra Maestà, io sono assediato dall'odio che sento su di me da parte di questi baroni. Io non devo ripugnare a ciò che voi, con dignità e con onore, avete generosamente donato a me. Voi mi avete uguagliato a voi, suscitando l'odio da parte di vostro figlio, il Duca Alfonso, che ora mi odia. Ma sono loro, i baroni, che vogliono contrastare la vostra corona e ripulirvi del regno. Loro che vi accusano ingiustamente di farmi meritevole premi per la mia lealtà e rettitudine. Di fatto non di meno. Una lealtà che stasera vi è venuta meno, mio caro Petrucci. Non ho scorto tra i presenti il principe Antonello di San Severino. Avete avuto modo di lavorare sulla sua presenza qui oggi. Sapevate che questo trattato senza la sua firma dinanzi a me è solo un pugno di carta. Uno scellerato pensiero mi turba questa sera, che mi immagino che, come son vago nel cacciare le fiere, così mi diletterei nel vedere morire i miei e le mie servitori. L'animo mi deve essere messa, che nessuno è in casa, felicemente cominciato e mai gloriosamente finita. Se vostra maestà ritiene opportuno sfogare su di me la sua ira, che lo faccia. Ma non fu mio l'errore. Io mi adoperai per giungere in terra di lavoro, per giungere al gran palazzo del principe di Salerno. Ma quando vi giunsi, scorsi dal mio cavallo uscire dal palazzo il ministro Coppola, che aveva appena finito di conferire con il principe per disporlo al tradimento di cui questa sera mi si accusa ingiustamente. Vostra maestà. Signor ministro. Come ogni animale razionale privo di intelletto che sfugge alla morte e cerca la vita, ho sempre giudicato non doversi prendere gli uomini con la forza delle armi, se non quando abbandonata la favella e vedendomi per questi occulti lamenti ora sospeso nelle decisioni da farsi. Ma altro la ragione non vuole. Io desidero un regno di pace e parimenti. Ho persuaso questi signori stasera in questa splendida sala dello consiglio a firmare lo trattato. Ma è il timore dell'inganno sul principe in Salerno che non mi avete portato dinanzi a me oggi scuote e ingiuria la mia persona. Dopo una clamorosa sconfitta fino alla notte, ho posto condizioni di cui eravate ben a conoscenza. Dove non si unisce, mio caro ministro, a nulla giova. Giudicherò
nullo. Questo foglio! Calmatevi, mio signore! I tradimenti dei vostri ministri non serviranno a rendervi più malvagio dei loro peccati. Traete vantaggio dalle loro virtù, non certamente dai loro sbagli. La vendetta tratta dall'inganno, non servirà. Non servirà sperare. Non servirà sperare in quella che è la mia gioia per voi. Signore, Signore, la gloria delle mie preghiere non servirà a destare, a fermare l'odio e il sangue per la nostra terra, la distruzione per le nostre vite, le vite di quei giovani fanciulli, le vite delle madri spaventate per la loro sorte. Oh mio Signore, ponete fiducia nel ministro di Tucci. Oggi più che mai va dimostrato ad esservi amico, come io ne ho. Del mio amato, Zelano, che ho sposato. Mia cara Giovanna, mia amata, veramente devo essere qui con me, per vedere con i vostri occhi e ascoltare voi stessi e il vostro rispondere grandi. Il presagio della madre contrava in me, stavolta la supplica riservata per la tua figlia. Andate, andate, riparatevi nelle mura del castello e nelle vostre preghiere. Il tribunale della guerra avanza per il solo e lui. Accompagnatela, ministro, accompagnatela nel rifugio di questa fortezza. Andate, lasciatemi a Napoli nel castello di Castelnuovo e mentre tutti tra balli, suoni e canti attenderanno la sposa spalancherò le porte, la meraviglia darà luogo al dolore, in un tumulto di soldati e spade taglieranno la testa ad ogni invitato, ogni membro tremante e voce interrotta ricorderà la penisola quale sorte dell'altra che mi aspetta. La terra è un rifugio a cui chiede riparo. Rameranno e supplicheranno la morte. Ecco una schiera di uomini pronti ad avanzare verso il avanti, miei cavalieri! Io qui proclamo che il regno aragonese sia difeso e conservato. La morte non darà loro conto sul peso del loro infame.
Ferrari! Saluta Migliaccio! Ferrari! Dall'assessore alla cultura D'Annunzia, dai volontari tutti e da voi cittadini che ci avete accolto così in maniera magnifica in questa splendida e sorprendente cittadina di Miglionico. Grazie di cuore davvero e buon Ferragosto. Un grazie anche a tutti i figuranti, ovviamente, ma un grazie speciale va proprio a voi due grandi attori, Sebastiano Somma e Floriana Vignanese. Sì. Grazie. Per questa congiura 2016 qui a Miglionico. Salute. Ancora l'applauso di tutto Miglionico e di tutti i viandanti che sono qui oggi per ricordare questo momento di festa. Grazie, maestà. Grazie. Grazie Floriana Vignanese e Sebastiano Somma. Grazie. Le bambine, infatti, le mie dame di compagnia.
Sabina, le damigelle sono state straordinarie, ci hanno accompagnato lungo tutto il percorso. Facciamo un applauso a queste straordinarie damigelle, perché davvero se lo meritano tutto con gran cuore. Per quanto mi riguarda, io devo ammettere che è stata un'esperienza straordinaria, è stato per me un grande piacere ed un onore, ecco, visitare Miglionico e recitare accanto al grande Sebastiano Soma. Naturalmente mi associo ai ringraziamenti del nostro grande attore, ricordando a tutti che siete un popolo straordinario. Quindi complimenti e un arrivederci a presto, buon Ferragosto a tutti, grazie! Grazie a voi! Non muovetevi! Non muovetevi, perché siate protagonisti anche voi di questo gran finale con un altro gruppo che adesso ci farà vivere tante emozioni. Potremo raccontare la storia tra il bene e il male, tanti momenti di grande maestria, con un gruppo speciale, un gruppo. Vi prego però, gentilmente, se riusciamo a fare questa cosa e diamo l'opportunità agli artisti di poter essere pronti, vado subito a presentarvi un gruppo. È stato con noi anche l'anno scorso, avete già visto la loro abilità, sono veramente straordinari, ci faranno vivere ancora grandi emozioni. Sto parlando di loro, del gruppo Lyubo Black Dragon Arte a Puglia, voglio sentire un grande applauso! E con noi vivremo la storia del bene e del male. Thank you.
Facciamolo sentire l'applauso! Gruppo Liubo Black Dragon Arte Puglia. E questo era soltanto un momento di presentazione. Rimaniamo ancora nella giusta atmosfera e ancora qualcosa accadrà.
Regis Anzie. Di questa
Congiurare Baroni 2016. Molto bella, grazie a tutti da parte dell'amministrazione per la vostra presenza e a tutte le associazioni che hanno collaborato con noi per la buona riuscita di questa bellissima manifestazione. Tante presenze, questo non può che farci felici e far felice Miglionico. Ho dimenticato tantissimi ringraziamenti nella fase iniziale di inaugurazione. Devo dire che abbiamo avuto una splendida collaborazione, naturalmente, oltre che da parte della direzione artistica di Nunzia, anche da parte della Proloco, da parte della Protezione Civile, hanno svolto un bellissimo lavoro insieme ai nostri vigili urbani, alle forze dell'ordine, ai nostri carabinieri. E poi tantissime persone che si sono messe a disposizione per aiutarci negli allestimenti e nel prosieguo di questa manifestazione. Vincenzo Terimbacco, un grandissimo aiuto ce l'ha dato anche lui, e poi la signora Rosina, e poi Giulia, e poi tutte le persone che sono state insieme a noi per allestire, Giovanni Pizzolla, ma anche Giovanni Clementelli, che hanno dato una grandissima mano negli allestimenti, nella preparazione di tutto quello che siamo riusciti a fare in questi giorni di duro lavoro, insieme naturalmente a tutte le altre incombenze dell'amministrazione. E l'estate naturalmente prosegue, domani è Ferragosto, quindi buon Ferragosto a tutti quanti voi, e un grandissimo ringraziamento a Gianluca Delle Fontane, che ha saputo fare da mattatore in questa giornata così lunga per tutti noi che abbiamo lavorato per offrirvi questo meraviglioso spettacolo. Grazie ancora a tutti quanti voi, grazie a Michelangelo, ancora una volta ci ha aiutati, Michele Piccini, Mariangela, Gabriele, insomma, tutte le persone che sono state qui con noi, Mimì, il service, certo, Donato, tutti hanno collaborato con grandissima intensità alla buona riuscita di questa manifestazione, Antonio Corleto, Mimì Musillo, tutti quanti. Ora sicuramente sarò dimenticato qualcuno, ma non ce ne vorrà, ma non ce ne vorrà, perché siamo stanchi e la serata a questo punto finisce così. Grazie al nostro Samuele, che col suo gruppo ha permesso di mandare in streaming le immagini di questa giornata. Grazie ancora a tutti quanti voi, e mi perdonerete se ho dimenticato qualcuno. All'anno prossimo, e l'estate prosegue, domani abbiamo Ferragosto, abbiamo animazione, c'è animazione per tutto il resto di quest'estate, ci aspetta un concerto importante di Martino il 23 Frequenze Mediterranee a proseguire 25, 26, 27, avremo tanti ospiti tra cui Ambra Angiolini, ma anche altri ospiti importanti come Diego Mancino, i Dardast, eccetera eccetera. Quindi vedete il nostro programma, tra l'altro è pubblicato, lo potete seguire. Grazie ancora a tutti quanti voi, grazie. Bene. Buonanotte. Grazie a lei, signor Sindaco, e grazie a Nunzia per avermi dato questa opportunità. Torno nella realtà e non mi lamento, ci basta di sapere che il pubblico sia contento. Felice notte a tutti, ciao! Alla prossima edizione della Congiura dei Baroni 2017.